Bergamo, città in festa per il Santo Patrono, festeggiamenti che sono iniziati ieri sabato con il terzo concerto di campana, grandissimo avvenimento che davvero porta alla riscoperta di quelle che sono le tradizioni dei campanari. Campanari bergamaschi e non soltanto, noi entreremo nel vivo proprio di questa giornata, in attesa chiaramente di vivere insieme tantissime emozioni e soprattutto non mancate agli appuntamenti più importanti. È davvero tutto pronto, la festa può cominciare. Dottor Luca Fiocchi, presidente della Federazione Campanari Bergamaschi, la festa può avere inizio, siete davvero in tanti e sarà una festa per tutti. Sarà una festa per tutti, un modo ancora per riscoprire una delle tradizioni più importanti della Bergamasca. Qua c'è una parte di suonatori della federazione che sono già sparsi nei campanili della città. Quest'anno saranno impegnati 28 campanili, tra campanili completamente manuali, campanili a doppio sistema e campanili automatizzati. Grazie alla spinta, diciamo, del comune, del presidente, del consiglio Redondi, dell'ufficio di musica sacra e della nostra associazione, abbiamo voluto coinvolgere più campanili possibili per far comprendere ai cittadini di Bergamo, a tutta la Bergamasca, che questa è una tradizione secolare importante, nata nel Settecento, che può vivere grazie a questo, far capire che le campane sono uno strumento di cultura e elemento di cultura come nelle altre nazioni europee. Da Città Alta a Bergamo Bassa sarà davvero una sinfonia di suoni, di colori, di musica, di tradizioni e di calore. Speriamo di sì, soprattutto un modo per ritornare ad ascoltare i suoni della città come era 100 anni fa, 150 anni fa. Quindi immaginare, togliendo il suono del traffico o rumore, sentire il suono delle campane, che purtroppo era stato classificato ed è stato classificato come agente inquinante, ma che noi stiamo riuscendo negli ultimi anni a recuperare come suono vivo del cuore di Bergamo. E per questa edizione 2012 ci sono delle novità importanti. Due novità importanti: la prima è l'installazione di pannelli esplicativi sulle campane della Torre Civica, che hanno un valore storico, sono splendide e vale davvero la pena di essere visitate, insieme a un pannello sulla storia della Torre Civica. E poi la reinstallazione del sistema di suono manuale in basilica, quindi le 8 campane tornano con corde e tastiera a suonare come nella tradizione, come sempre è stato. Siete davvero in tantissimi, Nicola particolarmente emozionato con la cartelletta in mano, non bisogna lasciare nulla al caso. No, vabbè, è tutto pronto e alle 10 partiremo a far suonare le campane della Torre Civica, per poi la cattedrale, la Basilica di Santa Maria Maggiore, in cui sono state installate anche le corde e la tastiera, e poi si passerà per il Carmine, Castagneta, e poi proseguiranno le campane di Città Bassa, della Madonna della Castagna e via dicendo, fino a Celadina. Insomma, c'è da lavorare davvero tanto, Paolo, però il sorriso non manca comunque. Alle tue spalle poi vediamo il futuro dei campanari. Esatto, noi diciamo che ci sono anche i campanari più adulti, più esperti, e oltre naturalmente a quelli più piccoli, che speriamo che ci continuino nella tradizione di suono manuale, e vedremo nel tempo, insomma. Il più giovane quanti anni ha e chi è? Il più giovane è Giuseppino, Giuseppe, chiamato Giuseppino. E quanti anni hai? 9. E ti piace suonare le campane? Sì. Da quante le suoni? Da 2 anni. Accanto a te però vediamo anche altri giovani, andiamo a conoscerli velocemente insieme. Gregorio. Quanti anni? 12. E anche tu suoni da tanto? Sì, 5-6 anni. Poi abbiamo? Paolo, è 11 anni e suono da 4-5 anni. Tu chi sei? Andrea. Quanti anni? Quasi 10. Tu mi sa che sei il più furbetto del gruppo. Tu sei bravo a suonare? Sì. Poi abbiamo? Io sono Tommaso, ho 14 anni. Stefano, di 20 anni, da 4 campanaro. Tommaso, 11 anni. Sto imparando adesso, da un anno che sto imparando e mi piace molto. Taddeo, 16 anni, vengo da Nembro. Ho imparato a suonare le campane in quinta elementare col nonno. Paolo, 16 anni, io suono da 5. E tu come mai ti sei avvicinato a questo mondo fantastico? Così per caso, proprio volendo provare su consigli di alcuni, ho voluto iniziare questa esperienza e devo dire che stavo andando a buon fine.
Una grande festa davvero per tutti, con tantissime novità. Ne parliamo con il maestro Don Giberto Sessantini. Come abbiamo detto, una festa per tutti, grandi e piccini. Sì, quest'anno Sant'Alessandro devo dire che concentra tantissime cose, non solo l'apertura del Museo del Tesoro della Cattedrale, ma anche, come già avvenuto l'anno scorso, 2 anni fa, un grande concerto di campane. Non solo, ma ci sarà anche l'inaugurazione della nuova struttura di accoglienza, chiamiamola così, di spiegazione del campanone della Torre Civica, quindi con alcune brevi notizie sulle singole campane e la pubblicazione soprattutto di un volume dedicato a questo patrimonio pressoché sconosciuto ai bergamaschi. Iniziative che mirano soprattutto ad avvicinare proprio i più giovani e far sì proprio che si riscopra la tradizione dei campanari. Sì, stamattina sarà uno scampanio da tutta la città e per tutta la città. La possibilità quindi anche di incontrare i gruppi campanari, di salire sul campanile, di verificare come di fatto si possano suonare le campane, sia a concerto sia d'allegrezza. Quindi un modo ovviamente per avvicinare ulteriormente i ragazzi e i giovani a questa nostra bella tradizione. Il gruppo di campanari ha già tanti ragazzi, come possiamo anche intravedere qui, e quindi non è una cosa che si è persa nel tempo, non è roba da vecchi, ma è una cosa sempre giovani. Dottoressa Chiara Bernazzani, esperta di campane antiche, non soltanto, parliamo di questa guida. Con questa guida abbiamo voluto, diciamo, valorizzare nella prima parte la Torre Civica, che è questo monumento, insomma, insigne, possiamo dire uno dei simboli della città. E nella seconda parte le campane, che come appunto si diceva sono spesso ignorate, possiamo dire. Poterle studiare ci ha permesso di vedere che le tre campane della Torre Civica sono davvero manufatti bellissimi, importanti, del 400, del 600 e poi una fusione novecentesca, e con la guida, anche e soprattutto con le foto, che diciamo sono forse la parte più nuova, fino ad ora non così completamente pubblicate, speriamo di poter avvicinare i turisti, i bergamaschi e non solo, a un patrimonio anche difficile da conoscere e da vedere, anche perché tante volte le campane sono da noi lontane, difficili da raggiungere. La possibilità di salire sul campanone, appunto sulla Torre Civica, e di poterle osservare appoggiandosi a questa raccolta di dati e di documenti, insomma, un punto di partenza importante. Speriamo sia un punto di partenza, esatto, non pretende di essere completo e definitivo, ma intanto un primo passo, insomma, per avvicinarsi a questo mondo, anche, che è molto curioso, molto più di quanto magari da fuori si può pensare. La guida dove si può trovare? La guida la si trova appunto qui presso la Torre Civica, è gratuita, fatta dal comune, per cui insomma è disponibile per chiunque voglia interessarsi e accostarsi a questo patrimonio, diciamo. Paolo, adesso entriamo nel vivo del concerto. Esatto, siamo qui proprio in cima alla Torre Civica per l'inaugurazione di questi 8 pannelli esplicativi, che praticamente si rivolgono uno verso la Torre Civica e sulla storia della Torre Civica, quindi dalla nascita della torre, e gli altri 3 pannelli, sono 8 in totale, 4 in lingua italiana e 4 in lingua inglese, gli altri 3 pannelli sulla storia delle 3 campane della Torre Civica, quindi a partire dal campanone che è stato sistemato l'anno scorso e nelle le altre 2 campane, appunto per spiegare la loro storia e le loro scritte. Io volevo inoltre ringraziare l'amministrazione comunale a nome del dottor Redondi per avermi dato l'opportunità di inserire questi pannelli, e anche il dottor Fiocchi, che ha collaborato con me nella realizzazione di questi pannelli, appunto. Un grazie di nuovo al dottor Redondi, all'amministrazione comunale e un in bocca al lupo a tutta la Federazione Campanari, che oggi si diletterà nel suono manuale di tutte le campane della città. E soprattutto speriamo che questo sia solo un punto di partenza per un viaggio lunghissimo. Ma sicuramente un punto di partenza, perché le campane è già 3 anni che le facciamo suonare per la città, prima erano solo 14 campane, oggi ce ne sono 28.
di modo che praticamente anche devo ringraziare i parroci che hanno aderito a questa iniziativa, perché effettivamente la città ha bisogno di ritrovare le sue tradizioni. Volevo ringraziare poi il dottor Donizetti che ha donato questi pannelli con questa storia del campanone, torre civica, e delle campane che sono posizionati, come vedete, in modo così non definitivo, appunto perché le ha donati, e qualcuno che dona qualcosa alla città non dobbiamo altro che ringraziarli in un momento di grosse difficoltà economiche. Il nostro viaggio prosegue, Demetrio, dove ci troviamo ora? Santa Maria Maggiore in Città Alta. Qui vediamo già i campanari pronti. Sì, i ragazzetti ci sono anche a loro. E sei pronto? Sì, pronti. Alle 10:30 si parte. Prima, via! Seconda, giornata di festa. Guglielmo Redondi, presidente del Consiglio, non resta che lanciare l'appuntamento per l'anno prossimo. Ah, sicuramente sarà un altro avvenimento importante per il Sant'Alessandro, e il giorno prima di Sant'Alessandro, cioè il 25, ci sarà ancora questa ricorrenza del suono delle campane. In questo giorno ci sono state 28 parrocchie che hanno aderito, cioè 28 campane, e l'anno prossimo speriamo che siano di più, perché la città dovrebbe essere sempre in festa col suono delle campane, perché è una tradizione secolare che non deve essere dimenticata. Bergamo in festa, i festeggiamenti continuano, ora la Santa Messa.